Qual è un buon libro per chi pratica Krav Maga? Allora, una premessa. Io ovviamente sono di parte, tra virgolette, nel senso che non parteggio per partito preso, ma ovviamente ho le mie preferenze, che hanno influenzato le mie scelte e che ovviamente hanno determinato quello che è il mio percorso e la mia crescita. E in verità il libro che ti consiglio adesso, che è il libro di Eyal Yanilov, Come difendersi da un aggressore armato, esiste, io l'ho preso in inglese la prima volta, ma esiste tranquillamente anche in italiano tradotto per dalle edizioni mediterranee. Dicevo, questo libro per me è importante ed è un fondamentale ed è il libro che ha fatto sì che poi io decidessi di fare il corso istruttori con la KPMG. Ovviamente sono scelte mie, perché a me piace questo libro, non tanto per le tecniche, che alla fine è il curriculum che poi ho studiato per quanto riguarda l'aspetto delle armi e che in alcune parti adesso è stato si è evoluto con altre scelte, perché il Krav Maga, come qualsiasi altro sistema che ha contatto con la realtà, si evolve ovviamente, ma per tutto l'aspetto teorico che sta dietro il sistema, che ho trovato molto ben spiegato e molto 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 interessante. Ed è stato quell'aspetto teorico che ha fatto sì che io mi interessassi a Yanilov, che prima per me era molto onestamente un perfetto sconosciuto, e alla federazione che aveva fondato. Ma ci sono altri testi molto interessanti, per cui sicuramente se parliamo di Krav Maga, dei testi che io consiglio sono questi due libri che fanno capo a Derry Levine e la War Wild, anche se in verità uno è scritto in collaborazione con Whiteman e l'altro è stato scritto in collaborazione con Hoover. Whiteman tra l'altro ha una federazione, si chiama la Alliance, che è un'ottima federazione. Questo è uno, questo è l'altro. E sempre dal mio punto di vista sono interessanti anche per avere, diciamo, un ventaglio tecnico un po' più ampio e comprendere magari quali sono le scelte di uno o dell'altro, che dietro una scelta tecnica ci sono tutta una serie di motivazioni e alle volte queste motivazioni non sono strettamente legate a quella che è l'efficacia biomeccanica, ci sono tanti elementi da considerare quando si parla di difesa personale. Comunque, dicevo, i libri di David Kahn, eccoli qua. Cerca David Kahn su Google, li trovi tutti e tre. Io ho quello che è di base, io ho il libro di base, quello con le armi, onestamente non l'ho trovato eccezionale, e le tecniche avanzate di Krav Maga. Wow! Poi, se invece parliamo di tutto ciò che è complementare al Krav Maga, che riguarda la difesa personale e tutti gli aspetti teorici, ci sono alcuni testi che secondo me sono molto interessanti. Di sicuro tutto ciò che ha scritto Rory Miller, o quasi tutto ciò che ha scritto, vale veramente la pena di essere letto e studiato. Rory Miller, per quanto riguarda l'aspetto mentale del confronto, offre un modello che secondo me è molto interessante. Dal mio punto di vista è Krav Maga al 100% come impostazione, come logica, come razionalità. Io qua ho 6 dei suoi libri, credo di aver acquistato quasi tutto. Sicuramente il fondamentale da cui iniziare è Meditation on Violence. E poi ci sono poi sicuramente l'intramontabile On Combat, questo che è poco noto ma secondo me molto interessante, per inciso figura tra i libri di riferimento di On Combat, lo consiglio, è in inglese, ma niente di inarrivabile. Questo in italiano, tra l'altro, è un libro sul tiro israeliano, ma si capisce molto bene la logica del Krav Maga dietro la logica del tiro israeliano. Personalmente l'ho apprezzato molto. Ovviamente, come non citare Jeff Cooper,
Tra i vari classici, come non citare il libro di Bill Kipp, uno dei primi a fare, diciamo, degli esperimenti a pieno contatto su quelle che sono le reazioni, situazioni di difesa personale, molto interessante. Sicuramente interessante, anche se in alcune parti l'ho trovato un po', non lo so, un po' fuori contesto. On Training di Diana Nardacchione, di cui tra l'altro consiglio anche i libri relativi alla difesa personale al femminile, sono secondo me molto ben scritti, molto interessanti. E infine, per chiudere in bellezza, qualcosa sull'aspetto dell'allenamento in genere, eccolo qua. Questo libro per me è stato molto molto interessante, perché ho visto che un training fatto bene è un training fatto bene. Cioè, esiste una logica nel progettare un allenamento, dei protocolli di lavoro, che è universale e che semplicemente, se ben applicata, può essere applicata all'utilizzo delle armi da fuoco, all'utilizzo delle armi bianche, al combattimento a mano nuda, allo sport, così come alla difesa personale. E la struttura logica che sta dietro nella progettazione di un allenamento per un determinato gruppo di persone che deve arrivare a un determinato obiettivo. Consigliatissimo. Boom, basta così.